il nuovo appuntamento del settore lattiero caseario al Festival del giornalismo alimentare. Qui il progetto Think Milk, Taste Europe, realizzato da Confcooperative e cofinanziato dalla Commissione europea. Una splendida opportunità, come spiega Roberto Morello, presidente Confcooperative Fedagri Piemonte. È necessario spiegare bene a chi può consumare o chi vuole consumare il latte come lo produciamo. È necessario spiegare bene che ormai il benessere animale, la tutela dell'ambiente, l'uso consapevole dei farmaci sono anche queste nuove frontiere che sono ben presenti nei nostri allevamenti. Un percorso iniziato una decina d'anni fa e che sta portando a risultati davvero molto importanti. Un altro messaggio globale: per tutti il latte è una bevanda assolutamente sicura, in particolare per i giovani che amano, ci auguriamo sempre di più, le nuove frontiere nell'ambito dei drink, e il latte a pieno titolo diventa uno degli ingredienti fondamentali. Il Festival del giornalismo alimentare, che torna finalmente in presenza, è la sua 7ª edizione e ha come filo conduttore l'analisi della percezione collettiva dell'informazione sull'universo cibo. Abbiamo alcuni progetti specifici. Uno intanto si chiama Torino Cheese, quindi si presenta da solo. Facciamo una selezione dei produttori di formaggi anche nelle nostre valli, anche negli alpeggi, i caseifici di prossimità, quindi una filiera del latte, tra virgolette, e della trasformazione del latte molto controllata.